Alcuni film horror possono apparire davvero spaventosi. Nonostante ciò, ci basta pensare che siano completa finzione per riuscire a dormire sonni tranquilli. Talvolta, però, ci imbattiamo in film che affermano di essere ispirati a storie realmente accadute. Solitamente in questi casi sentiamo un brivido attraversarci la schiena. L'esempio perfetto è l'universo di The Conjuring. Per chi non lo sapesse, esso è composto dai due capitoli principali, che trattano di case infestate e possessioni demoniache, due film della famosa bambola posseduta Annabelle e, infine, da The Nun, il demone che prende le sembianze di una suora. Ad ogni modo, i fatti che accadono nel film The Nun sono fittizi. Quindi adesso vorrei concentrarmi sui due capitoli principali. Innanzitutto, Ed e Lorraine Warren, i due protagonisti, sono vissuti davvero. Erano dei ricercatori del paranormale che ritenevano ogni loro caso assolutamente reale e documentato. Quindi, quanto possono essere vere le vicende che vengono mostrate nei due film? Voglio dire, alcune scene mostrate sono davvero troppo inquietanti, e mi volete dire che sono accadute davvero? Ed e Lorraine Warren affermano che sono tutte storie vere, ma quante prove concrete abbiamo dell'accaduto? Oggi non solo cercheremo di capire quanto sia reale The Conjuring, ma anche quanto vera debba essere una storia per dare vita ad un film basato su fatti realmente accaduti. New England, anni 70. La famiglia Perron si trasferisce in una fattoria non identificata e inizia a percepire strani rumori e odori. Caroline, la madre, dichiara di essere stata attaccata da una sorta di demone femminile. Ed e Lorraine indagarono sul caso e stabilirono che la presenza maligna fosse una strega chiamata Bathsheba, una donna anziana che visse proprio in quella fattoria e che sacrificò il suo figlio appena nato al diavolo, per poi suicidarsi nel 1863. Caroline venne posseduta da Bathsheba e i Warren eseguirono un esorcismo sulla donna, cacciando lo spirito dal suo corpo. Questa era la storia del primo The Conjuring, ma quanto di tutto ciò è reale? Nelle interviste, la primogenita della famiglia Perron disse che nel film riuscirono a catturare l'essenza di ciò che accadde realmente. Lei, infatti, assistette in prima persona all'esorcismo di sua madre e a proposito di questo dichiarò: «Credevo di svenire. Mia madre iniziò a parlare in una lingua che non appartiene a questo mondo, con una voce non sua. La sedia su cui era seduta cominciò a levitare e venne scaraventata dall'altra parte della stanza. Chiunque fosse lo spirito, si sentiva padrone della casa e si sentiva in competizione con il ruolo che aveva mia madre. Il padre, Roger, aveva cose simili da dire. Mia moglie era posseduta. Il suo corpo era distorto. Ci vollero parecchie ore per esorcizzarla. Ovviamente, quelle sono solo interviste. È abbastanza facile mentire per le persone. La parte di Bathsheba, però, ci dà qualcosa su cui lavorare». Sempre la primogenita della famiglia dichiarò: «La signora Warren venne a casa senza sapere nulla. Entrò in cucina e disse: "Sento una presenza oscura. Il suo nome è Bathsheba". È qui che la realtà e la finzione diventano difficili da distinguere. Nella zona in cui viveva la famiglia Perron c'era sicuramente una donna di nome Bathsheba Sherman, che visse lì a metà del XIX secolo. Ma non sembra che abbia vissuto nella stessa casa della famiglia Perron, e non ci sono prove del fatto che fosse una strega. Sembra che tre dei suoi quattro figli siano morti giovani, ma bisogna considerare che quello era il periodo in cui ai bambini iperattivi venivano prescritti gin e oppio per aiutarli a calmarsi. Perciò perdere alcuni figli nel 1800 non era esattamente una prova di stregoneria. Apparentemente, le voci sulla stregoneria di Bathsheba iniziarono quando un bambino morì misteriosamente sotto le sue cure, ucciso da un grande ago da cucito, infilzatogli nella base del cranio, ma non ci furono reali prove per accusare la donna. Non è chiaro quanto le persone credettero a queste voci, considerando che Bathsheba venne sepolta nel cimitero della città, il che non sembra qualcosa che una comunità cristiana farebbe per qualcuno che si pensava fosse una strega. Ad ogni modo, il fatto che Lorraine avesse subito pronunciato il nome Bathsheba una volta entrata in casa è stranamente specifico.
I Warren, infatti, furono coinvolti nel caso da un gruppo locale di investigatori del paranormale che avrebbe potuto informarli sulla leggenda di Bathsheba prima di incontrare la famiglia Perron. Quindi, nel complesso, le persone, il posto e i dettagli del caso sono reali, ma gli eventi paranormali mostrati nel film potrebbero non esserlo. Potreste aspettarvi quindi che i sequel e gli spin-off di The Conjuring abbiano meno evidenza nella realtà, ma non sembra essere così. Il secondo film, infatti, è basato sul caso del poltergeist di Enfield, in Inghilterra, negli anni 70, dove ancora una volta la coppia indagò su ciò che accadde a Janet Hodgson. Sembra che la ragazza fosse posseduta da Bill Wilkins, che affermava di voler rivendicare la propria casa. A differenza del primo film, questa scena non è solamente cinematografica, ma ispirata a fatti realmente documentati. Infatti, la BBC realizzò un documentario riguardo al caso di Janet Hodgson. Is anybody there? No, no. Who's there? Doctor who? Doctor who? Goose Chase is here. Per chi volesse vederlo, lascio il link nella descrizione. Ma tornando a noi, gli investigatori registrarono molteplici audio e video della ragazza intenta a parlare con una voce che assomigliava a quella di un uomo anziano, più che a quella di una bambina di 11 anni. Nelle registrazioni, la piccola si identifica come un vecchio di nome Bill Wilkins, morto per un'emorragia cerebrale su una poltrona presente nella casa. Potremmo pensare che sia una storiella inventata dalla ragazza, no? Peccato che il figlio di Bill Wilkins, Terry, ascoltò le registrazioni e dichiarò che la voce udita fosse molto simile a quella di suo padre e che la causa ed il luogo della morte coincidevano con quello che disse Janet. E se ciò non fosse abbastanza inquietante, gli eventi che coinvolsero i Warren furono piuttosto inconfutabili. Infatti, sia nel film che nella vita reale, una poliziotta disse di aver visto delle sedie scivolare sul pavimento all'interno della casa. La maggior parte delle volte, in queste vicende, la famiglia protagonista ha qualcosa da guadagnare, mentendo, mentre è difficile che un agente possa trarne beneficio. Nell'arco dei successivi 18 mesi, più di 30 persone, tra cui vicini, ricercatori del paranormale e giornalisti, hanno affermato di aver visto grossi mobili muoversi da soli e oggetti scaraventati da una parte all'altra delle stanze. Cambiando argomento, per quanto riguarda Annabelle e Annabelle Creation, invece, questi film sono basati su una storia vera riguardante una spaventosa bambola sulla quale i Warren investigarono prima degli eventi di The Conjuring. Secondo The Demonologist, un libro che raccoglie tutti i casi investigati da Ed e Lorraine Warren, la bambola Annabelle era stata regalata, ma iniziò a muoversi da sola, a lasciare note scritte e spostare oggetti nelle varie stanze. La vera bambola è ancora imprigionata da un vetro nel museo dell'occulto dei Warren, nel Connecticut. Si dice che alcuni visitatori che hanno toccato il vetro, nonostante fosse vietato, fecero terribili incidenti stradali tornando a casa. Ora è abbastanza chiaro che una cosa in comune tra tutti i film dell'universo di The Conjuring è che il modo in cui le storie si risolvono non corrisponde propriamente a realtà. Prendendo per esempio la famiglia Perron, apparentemente essa continuò a vivere in quella fattoria infestata per oltre 10 anni. Per quanto riguarda invece la possessione di Janet da parte di Bill Wilkins, il caso venne investigato innumerevoli volte, con la conclusione che l'intero caso Enfield fosse una combinazione tra semplici trucchetti e la bravura della ragazza nel ventriloquismo. Perciò la vita reale è ben diversa rispetto a quanto mostrato nei film. Ad ogni modo, i fatti dei casi e gli eventi descritti, anche se erano bufale, sono ciò che è effettivamente successo. Quindi a questo punto una domanda mi sorge spontanea. Tutto ciò è abbastanza per chiamarle storie vere? A quanto pare sì, infatti non esiste nessuna legge che vieta ai film di dichiarare vera una storia che in realtà non lo è. L'esempio perfetto è The Blair Witch Project. All'inizio del film viene chiaramente fatta intendere la veridicità della storia, ma in realtà è tutta totalmente inventata. Nel caso di The Conjuring però un fondo di verità esiste, e in questi casi si è molto più vulnerabili. Infatti, Gerald Brittle, autore di The Demonologist, detiene i diritti sulle storie dei Warren. L'uomo citò in giudizio la Warner Bros. Per circa $1 miliardo, citando la violazione di copyright nei film di The Conjuring. Come ha fatto la Warren ad uscirne? Dichiarando che le trame si basassero su fatti storici e che quindi non potessero essere soggette ad alcun tipo di copyright.
La multinazionale vinse la causa, il che significa che agli occhi del sistema giudiziario i fantasmi, le streghe e le possessioni demoniache fanno parte di fatti storici. Dunque, possiamo finalmente affermare con quasi assoluta certezza che i film che dichiarano di essere basati su fatti realmente accaduti potrebbero mentirci spudoratamente, senza incorrere ad alcun rischio giudiziario. Arrivati a questo punto, spero di essere riuscito a farvi smettere di avere più paura del dovuto quando leggete basato su una storia vera. Detto ciò, io vi saluto. Vi ricordo di iscrivervi qui e su Twitch se il video vi è piaciuto. A presto!